Ciao a tutti, sono Roberto Martini, istruttore di corsa naturale e preparatore atletico. Ed oggi voglio parlarti del muro della maratona, il famoso muro del 30° chilometro. In particolare poi sto facendo questo video perché questo fine settimana ci sarà la maratona di Firenze, qualche mio allievo sarà lì alla maratona e in più tanti di voi mi hanno scritto in privato chiedendomi dei consigli sulla maratona, sulla prima maratona e qualcosa del genere. Ho fatto già un video, ve lo linko qui sopra, dovrebbe apparire un qualcosa sui consigli per chi affronta la prima maratona, e invece qui in questo video in particolare voglio andare ad affrontare il famoso discorso del muro del 30° chilometro. Innanzitutto voglio tranquillizzarvi a tutti quanti e voglio dirvi fondamentalmente che il muro non esiste, ragazzi, cioè il muro non c'è. Se siamo allenati e se facciamo le cose giuste, il muro non esiste, è soltanto alcune volte nella nostra testa ci fissiamo talmente tanto, oddio c'è il muro, che a un certo punto ce lo facciamo arrivare. Questo è quello che può succedere alcune volte, mentre invece in altri casi può essere fisiologico, ed è quello che andremo ad affrontare un po' nello specifico in questo video. Innanzitutto partiamo dalla spiegazione di che cos'è il muro, che cos'è questo famoso muro del 30° chilometro. Per chi non lo sa, faccio un attimino un passo indietro e vi spiego il quadro generale della situazione. Mentre corriamo, noi bruciamo contemporaneamente, per produrre energia per il movimento della corsa, bruciamo grassi e carboidrati in percentuale variabile. Il problema sostanzialmente è che di grassi abbiamo scorte illimitate, tra virgolette, mentre invece di carboidrati abbiamo delle scorte limitate. In teoria si stima che più o meno abbiamo scorte a sufficienza per correre fino a 30 km. Dopo il 30° chilometro entrano in ballo i grassi. Ecco perché quindi si dice il famoso muro della maratona, perché chi non è allenato a consumare sufficientemente grassi fin dall'inizio della maratona si troverà al 30° chilometro con completamente le scorte di glicogeno, cioè di carboidrati, esaurite. E infatti si dice che i grassi bruciano nella fornace degli zuccheri, questo è un termine un po' noto. Quindi se non abbiamo zuccheri a sufficienza, cioè carboidrati, cioè glicogeno, per bruciare i grassi, ci fermiamo e si dice che sbattiamo contro il muro. Questo può succedere per esempio se andiamo troppo forte. Più andiamo forte e più la nostra miscela è spostata verso i carboidrati e quindi consumeremo tanti carboidrati, mentre invece quando andiamo più piano con la corsa lenta tende un po' a livellarsi la cosa e bruciamo più grassi. Quindi per chi magari parte sparato a palla nei primi 10-20 km di maratona tenderà a bruciare tantissimi carboidrati ed è più probabile che, se non allenato, arriverà al 30° chilometro con le scorte finite e sbatterà contro il muro. Mentre invece noi con l'allenamento dobbiamo tentare di spostare, diciamo, l'asticella e di alzare il consumo dei grassi. Come possiamo allenarci a superare il muro del 30° chilometro? Allenando la nostra potenza lipidica. E gli unici due modi per farlo sono: il primo è fare i lunghi. Se siamo allenati a fare i lunghi, cioè siamo allenati a fare i lunghi oltre i 30 km in particolare, cioè arriviamo a quel punto dove comunque le nostre scorte sono finite, spingiamo il nostro corpo ad adattarsi, quindi ad utilizzare più grassi, quindi noi mettiamo nella condizione di trovarsi con le scorte di glicogeno finite, sbattiamo contro il muro in allenamento e vedrete che poi in gara, se siete allenati, se avete fatto i lunghi, andrete tranquilli lisci come l'olio. Il secondo modo poi per allenare comunque questa componente è fare degli allenamenti a digiuno. Quindi per esempio la mattina non facciamo colazione, siamo a digiuno dalla sera prima, usciamo e ci facciamo 10, 15, 20 km in base a quanto siamo allenati. Logicamente se non siete abituati a fare allenamenti a digiuno non sparatevi subito 20 km, fatelo molto gradualmente, però fare degli allenamenti a digiuno aiuta comunque ad allenare questa componente. Quindi ragazzi, vi ho detto che cos'è il muro del 30° chilometro, spero che sia stato abbastanza chiaro. Vi ho detto come allenarvi per migliorare questa situazione, quindi dovete fare lunghi oltre 30 km e magari fare allenamenti a digiuno. Piccolo momento pubblicità, per chi non lo sa, c'è il mio corso di corsa online dove alleno persone a distanza. Trovate il link qui sotto nella descrizione del video, ci sono tabelle personalizzate, assistenza da parte mia giornaliera, una diretta a settimana e una cinquantina di video come questo dove spiego le basi della corsa. Finito momento pubblicità, continuiamo con il video. E adesso voglio darvi 4 consigli per affrontare al meglio
meglio la vostra maratona. Più che altro magari per chi si sta affacciando per la prima volta alla maratona, questi quattro consigli possono sempre tornare utili. E il primo in particolare è quello di partire piano. Ragazzi, come vi ho detto prima, se partite a cannone, se partite a palla, consumerete tantissimi carboidrati. E questo che cosa farà? Vi farà sbattere contro il muro. Invece voi partite piano, spostate la miscela comunque verso i grassi e in questo modo comunque arriverete verso il 30° chilometro, verso fine gara, con più scorte di glicogeno da parte. E questo può fare la differenza, ragazzi. Quindi partite piano. Primo consiglio fondamentale, andate tranquilli, specialmente se è la prima maratona. Vi voglio bene, prendete un ritmo che sia tranquillo. Non fatevi prendere dalla foga, dalla voglia di correre, dall'adrenalina. Easy. Controllate il vostro ritmo. Poi, secondo consiglio, mangiate. Prendete gel, barrette, quello che volete, quello che avete già testato comunque in allenamento, prendetelo almeno ogni ora, quindi almeno ogni ora prendete un gel, ma anche ogni 45 minuti va bene, in base a come avete testato negli allenamenti. Non esagerate adesso, non cambiate alimentazione e non fate magari un gel ogni mezz'ora se non l'avete mai testato in allenamento, però mangiate almeno ogni ora, prendete un gel, una barretta, quello che avete già testato. Questo comunque vi permetterà di prendere un po' di carboidrati durante l'attività stessa e tenere sempre qualche scorta da parte per fine gara. E questo è il modo in cui noi dobbiamo ragionare, dobbiamo cercare di preservare il più possibile quelle nostre scorte di glicogeno che abbiamo da parte, che comunque sono limitate, e mangiando è un altro metodo per preservarle per fine gara. Terzo consiglio, che non c'entra tantissimo con le scorte di glicogeno, però ve lo devo dire ragazzi, bevete a tutti i ristori, magari alternate un ristoro acqua e un ristoro sali minerali, però anche questo vi aiuterà ad arrivare a fine gara più freschi possibile, perché magari non ci accorgiamo, ma correre per 3-4 ore ci fa perdere tantissimi liquidi, e se non li reintegriamo in minima parte arriveremo verso fine gara disidratati, e questo ci procurerà comunque tanta stanchezza. Anche soltanto un 2% di peso in meno può provocare un calo della prestazione visibile e quindi un maggior affaticamento. Quindi per arrivare più freschi a fine gara bevete e reintegrate anche i sali minerali. Quarto e ultimo consiglio, e questo non dovrei neanche dirlo, non fate nulla di nuovo. Fate quello che avete già testato in allenamento durante i lunghi: abbigliamento, alimentazione, idratazione, tutto quanto. Quindi ripetete soltanto quello che avete già fatto in allenamento: colazione, scarpe, maglietta, intimo, qualsiasi cosa ragazzi, non provate nulla di nuovo. Tutto quello che farete in gara deve essere già stato testato in allenamento, in particolar modo magari durante i lunghi. Scusate l'interruzione, stavo montando il video e mi sono appena reso conto che mi sono dimenticato comunque di darvi un ulteriore consiglio. Quindi quinto consiglio, fate il carico di carboidrati il giorno prima. Visto che comunque stiamo parlando di scorte di carboidrati, dobbiamo cercare di reintegrarli il più possibile nei giorni precedenti la gara. Quindi è importante nei 2 giorni precedenti, diciamo la maratona, cercare di spostare la nostra alimentazione togliendo un po' di proteine e aumentando leggermente i carboidrati. E bilanceremo così la nostra alimentazione. Per esempio, a cena, anziché farci 2 etti di bistecca, avremo un apporto proteico minore e mangeremo per esempio pasta. Quindi venerdì e sabato, prima della gara, mangiamo più carboidrati. Io solitamente mangio a ogni pasto carboidrati, faccio riso in bianco, colazione, pranzo e cena, con un po' di proteine, verdure e cose del genere, senza strafare comunque. Ho fatto un video anche su questo, ve lo linko qui sopra ragazzi, dove ne parlo comunque nello specifico. Adesso torniamo con il video. Bene ragazzi, io credo di aver detto tutto, spero che sia stato chiaro. Se ci sono domande, come sempre, scrivetele sotto nei commenti, appena posso risponderò. E io voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti quelli che correranno la maratona di Firenze domenica prossima. E magari se state guardando questo video in un altro momento, tra qualche mese, vi faccio comunque l'in bocca al lupo per la vostra prossima maratona, ragazzi. Andate piano, partite tranquilli e vedrete che se siete allenati arriverete alla fine senza problemi. Detto questo, come sempre, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividete, ma soprattutto andate a correre. Ciao a tutti!